Allora, buonasera amici, ci troviamo qui nella Masseria Luce, nel salotto di Carme per Contra, e unitamente a tanti artisti che questa sera sono qui presenti abbiamo anche l'artista Silvio Fusco. Chi è? Buonasera. Buonasera Silvio, buonasera. Allora, caro Silvio, onorata di averti qui. Ti ringrazio. Silvio è una persona molto, posso dire, laboriosa? Molto particolare. Particolare. Io voglio dire prima, diciamo, quello che fai. Ce la facciamo. Tante cose. Allora, lui ha la passione delle maschere. In particolare la maschera di Pulcinella, che lui costruisce stesso lui. Ma la cosa che mi ha colpito di più, a parte la costruzione, che lui scrive la maschera c'è con il cuore, credo, ma con la Q. Sì. Ce lo vuoi spiegare? Beh, perché comunque sia sono una persona che va oltre la Q del quadro. Praticamente anche nell'altra mia versione, che forse conosci di meno, ma quella di pitto scultore Braille, cerco di andare oltre quelle che sono le consuetudini del piattume della solita pittura. E quindi ecco, mi trovo proprio in questa masseria luce, non a caso con una persona che mi dà luce. Grazie. E accendiamo la luce della magia dell'arte. Ecco, questo mi emoziona, la magia dell'arte in tutto quello che faccio. Allora, tu pure io amo molto la natura, le cose semplici, le ami tantissimo, e poi sei una persona che cerchi di aiutare il prossimo. Assolutamente. Lui fa dei corsi gratuiti, dà tanto per gli altri e per il prossimo. Poi interpreta, ecco, ho parlato della maschera di Pulcinella, ma lui le costruisce, ma la interpreta pure. Cerco insomma anche a volte di forzare questa natura un po' bizzarra, che questo Pulcinella è un po' rivoluzionario. Io la vedo sempre un po' a modo mio, la maschera di Pulcinella, qualcosa che va oltre il petito, qualcosa che va oltre gli schemi della tradizione, qualcosa che invece vuole assolutamente dare una voce nuova a questa città di Napoli, no? Qualcosa che ha bisogno di affermarsi, ecco, non essere sempre così retorica e queste quattro, no, apriamo una finestra su nuove prospettive di vita. Allora Silvio, io da quello che deduco, da quello che ho capito, diciamo la tua maschera, il tuo Pulcinella, non è il Pulcinella tradizionale che tutti conoscono, questo mi sembra di aver capito. I testi credo che sono tuoi, diciamo che li scrivi tu e li fai tu, perché interpreti delle cose che tu senti. Assolutamente. Ecco perché ho dedotto che non è il classico Pulcinella. Quindi anche io stasera vedrò per la prima volta l'esibizione di Silvio, questo Pulcinella come viene, animato, interpretato. Capito. Allora, io ti ringrazio nuovamente per la tua presenza, ci vedremo dopo quando avremo questa tua esibizione. Beh, speriamo di riuscirci, perché ma sicuramente sei sbagliato sì. Dalla tua luce, da questa masseria luce, insomma. Sicuramente sì, Silvio. Grazie. E cosa dirti? Ti voglio chiedere qualcosa, qualche altro sogno, qualche sogno nel cassetto, qualcosa che stai in cantiere, che devi realizzare? Assolutamente sì, ti ripeto, la pittoscultura Braille. È un qualcosa che mi sta prendendo a cuore, è un qualcosa che deve dare luce a chi non ce l'ha. Ecco, quello che stavo appunto dicendo, prendendo spunto proprio da quello che hai detto prima, che attraverso appunto il Braille, il linguaggio per le persone cieche, e leggono attraverso il tatto. Assolutamente. Che il sistema appunto Braille è proprio questo. Certo. E tu, le tue sculture, le altre cose che fai, dai modo di poter leggere quello che tu fai. Sì. Quindi fai un quadro e faccio, ecco, una riproduzione piccola, faccio una piccola impostazione dove accanto in braille ci metto la spiegazione. Cerco in modo tale che queste persone che hanno questo tipo di menomazione, tra virgolette, che poi ci vedono più di noi, riescono a toccare e quindi a godere di quello che è l'opera che ho rappresentato. Quindi anche loro a vedere quella che è l'arte, che non è solo pittorica, ma anche insomma tattile, anche riesce a trasmettere. Infatti quello che tu hai detto loro vedono più di noi, perché mentre noi siamo distratti da tutto quello che vediamo attorno, loro nel suo, come dire, oscurità, ecco, riescono a percepire quello che noi non percepiamo, quello che noi non vediamo. Quindi loro in maniera molto
minuziosa riescono a percepire tutto, a leggere tutto e a vedere tutto. Allora Silvia, io ti ringrazio nuovamente. Qui dalla Masseria Luce, dal salotto di Carme Percontra, vi salutiamo. Alla prossima, ciao amici, ciao. Ciao.